what you have forgotten, what you have all forgotten, that's all. Quindi sono venuto ad insegnarvi quello che vi siete dimenticati. Questo è tutto quello che sono venuto a fare. E un'altra occasione, penso che gli fecero la stessa domanda e disse, voi inglesi siete venuti in India per 200 anni e avete preso molto e anche ucciso molte persone per 200 anni, però vi siete dimenticati la cosa più importante che l'India ha da offrire, il patrimonio più grande, che è la scienza del sé. E quindi sono venuto a portare questo. Okay. Immaginatevi questo all'aeroporto. Ok, a proposito del fatto che io non ho molto da comunicare, e nello spirito dell'etichetta Vaishnava, con grande umiltà, io devo, come dire, precisare che cercherò di ripetere quello che i maestri della nostra linea disciplica hanno trasmesso. Questo anche è unico, perché spesso, come funziona la conoscenza oggigiorno, che vari professori scrivono vari libri con le loro tesi, e c'è una grande competizione tra un professore e l'altro, e a volte sfruttano anche i dottorandi che fanno le ricerche per loro, ma loro a loro nome pubblicano le ricerche o i libri che siano. Il nostro è un metodo di conoscenza e di propagazione, di passaggio della conoscenza diverso, da maestro a discepolo, da maestro a discepolo, quindi non sarò qua a presentarvi la mia opinione o i miei studi o quello che io penso di aver scoperto, come io mi sento al riguardo, come io penso di che sia, ok? Cercherò di, ovviamente con le mie parole, con le mie esperienze, cercherò di ripetere quello che da Chaitanya Mahaprabhu e poi segue Rupa Goswami, poi segue Raghunath e Jiva Goswami, poi Krishna Das Kaviraj, l'autore di Chaitanya Charitamrita, poi Narottam Das Thakur, di cui canteremo una canzone tra poco, e poi Vishvanatha Chakravarti Thakur, e poi Jagannath Das Babaji, e poi Bhaktivinoda Thakur, Gorkishore Das Babaji, Bhaktisiddhanta Sarasvati, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, a New York nel 1965, proprio quando è nata Monica. In quell'anno Prabhupada arrivò a New York e nel 66, se non sbaglio, fondò l'International Society for Krishna Consciousness, di cui noi qui siamo oggi rappresentanti. Quindi io ho l'importante responsabilità di rappresentare la Società Internazionale per la Coscienza di Krishna. Ovviamente non posso far altro che ripetere quello che Prabhupada ha scritto nei suoi libri. Segue Prabhupada in questa catena disciplica, dovete capire, è molto importante la catena disciplica. Segue Tridas Prabhu e i suoi confratelli, tutti i suoi confratelli, che oggi nel mondo propagano questa scienza del sé, tra cui Radhanath Swami. Ok. Questo è giusto un preambolo per capire il contesto. Chi è qua per la prima volta? Alzate la mano, siete qua per la prima volta. Ok, come ti chiami? Sandra e? Giada. Benvenute. Benvenuti, cercherò di parlare in modo che anche voi possiate capire, di non dire cose troppo strane e con sensibilità mettermi anche nei vostri panni, che vi imbattete qua per la prima volta, e fare in modo che il mio discorso non sia un monologo. Quindi in qualsiasi momento ci sono domande, soprattutto da parte di Giada e Sandra, sono molto ben accette. Quindi parliamo di amore psiche, questo è il secondo episodio, perché Marti, sapete, la scorsa volta ne ha già parlato. Io mi occupo di meditazione, principalmente di filosofia della meditazione, questa è la mia scuola online e anche di eventi qua a Bologna, in cui insegniamo la mindfulness e come applicarla nella vita di tutti i giorni. Mi occupo anche di Food for Life, distribuiamo cibo vegano e senza tetto in tutta Italia. Questo è il nostro collettivo studentesco,
dell'Università di Bologna, si chiama Bactibol, non so perché non si carichi. Bactibol, giusto per darvi un'idea di chi sono e che cosa faccio. Ma sì, prova. Quindi con questo collettivo, diciamo, si ha l'obiettivo di diffondere e presentare, ecco, presentare l'antica scienza della Bhakti al pubblico italiano, che magari è laico, viene da un'educazione secolare dello Stato, laica. Quindi cerchiamo, no, coi termini di oggi, di presentare. Ok, velocemente, sto anche facendo un master all'Università di Bologna in pratiche di consapevolezza e mindfulness in neuroscienze negli ambiti della salute. Questo è il mio podcast insieme al mio carissimo amico e confratello Ras. Potete trovarci su Spotify, YouTube. Oggi parliamo di amore, psiche, neuroscienze e spiritualità nel XXI secolo. Parte seconda perché? Perché la prima parte... La prima parte, per chi di voi era presente, era già stata trattata la settimana scorsa da Marti. Quindi oggi cerchiamo di riprendere da quello che lei ha detto e trattato. Puoi fare un piccolo riassunto? Sì, certo, volentierissimo, Ale. Volentierissimo. Ecco, qua vedete proprio Marti nell'atto di... È preciso. Strano, però neanche il tuo, neanche col tuo, neanche col tuo hotspot si carica. Un problema di cavo forse. Ok, proviamo a fare così, ho un'idea. Proviamo a fare così. No, non si carica proprio. E lasciala un po' più piccola, dai. No, ma perché scarico il computer? Non c'è niente. No, io, perché hanno preso il caricatore. Ok, Ale, proprio in poche parole, si è trattata della relazione tra psiche e amore, sia nella favola dell'antica Roma, questa favola di psiche e amore, che è rappresentata in questa bellissima scultura del Canova. E quando tu entri al Louvre a Parigi, la prima cosa che vedi, meravigliosa, è proprio questa, il capolavoro, molto più bella anche della Gioconda, a mio avviso. E sicuramente è il fiore all'occhiello del Louvre. E c'è questa relazione tra psiche e amore. L'idea è che psiche non può vivere bene senza amore e amore non può vivere bene senza psiche. Ma questa analogia ha un significato anche per noi che pratichiamo la Bhakti e oggi cercheremo di capirla. Ok? Qualora ti interessasse ancora di più, comunque puoi trovare la prima parte su Facebook, il Centro Vaikuntha. Anche su YouTube. Anche su YouTube. Ok, dunque. Vabbè, parleremo di salute mentale, neuroscienze, la meditazione, della Bhakti, vedremo che c'è un nesso. Come sapete, oggi la salute mentale è sulla bocca di tutti ed è molto interessante che tra fare e pensare non c'è differenza per il nostro cervello e per i nostri neuroni. Cioè, ovvero, tra un dramma, tra
una situazione che viviamo in un sogno, o che pensiamo che è immaginaria, o che effettivamente viviamo in questa realtà, per il nostro cervello e quindi per il nostro sistema psichico, che ovviamente è collegato anche al nostro corpo, non c'è differenza dal punto di vista emotivo, dal punto di vista neuronale. E quando i neuroscienziati lo misurano, questo evento, appunto, vedono che le aree neuronali del cervello, cerebrali attivate, sono le stesse. Okay, quindi l'impatto può essere lo stesso. Questo è sia negativo sia positivo. Negativo nel senso che un trauma può ancora succhiarci, qualcosa che è successo 20 anni fa può ancora succhiarci tanta energia e farci stare tanto male, come se fosse successo ieri. Allo stesso tempo però è molto buono, perché la soluzione a quel trauma che noi immaginiamo soltanto attraverso una visualizzazione meditativa, per esempio, o uno psicodramma, cioè messa in scena di una risoluzione, può risolvere quel trauma, quel disagio. Quindi, per dire che potere che ha il cervello, se noi diventiamo consapevoli di questo. Ha senso, Giada? Cosa? Ha senso? No, ottimo. Cosa studi tu? No, io cosa hai studiato? Cosa hai studiato? Quello che hai scelto tu? È a Roma. Ok. E mi interessa tantissimo il discorso. Fantastico, fantastico. E anche il discorso di amore psiche in Italia mi affascinante. Sì, infatti è affascinante. Ok. Questo è quanto la letteratura scientifica menziona la parola contemplative meditation dal 2003 al 2023. Dal 2003 al 2023. Vedete che aumento. E dal 76 al 2023 quanto la parola mindfulness meditation è citata negli scritti, nei paper, nei libri, nei studi dei neuroscienziati. Ok? Questo è un dato indicativo per dire che la meditazione sta diventando sempre più importante. No? Sempre più importante anche nella scienza. Facciamo una prova per rendere tutto più efficace. Chiudiamo gli occhi, quindi rendiamo questo non una classe frontale come all'università o al liceo. Possiamo fare un respiro profondo, se possibile la spina dorsale eretta. Lascio andare tutta la negatività, lo stress o la rigidità che sento nel mio corpo. E proviamo a cantare Om due volte insieme, a vibrare, a lasciarci trasportare dal suono insieme dell'Om. Ok? Respiro profondo. Sono qui e ora, sono attento e la mia attenzione è sostenuta. Se la mente si distrae, è normale, io devo sostenere l'attenzione, ovvero ritornare al presente. Sabato, il pomeriggio, il centro Vaikuntha, e insieme questo gruppo di amici mi rilasso e vibro il suono una volta ancora. Nessuno mi giudica, non devo essere bello, perfetto, non devo essere come chissà chi la mia mente mi proponga, quali
coltelli, eccetera. Un'ultima volta e ascolto veramente. Un po' più forte, per favore, insieme. Capire qual è il nesso tra pratiche contemplative e neuroscienza, ok? Neuroscienze, perché sebbene le neuroscienze si stiano occupando di mindfulness da adesso, negli ultimi, abbiamo visto, 15 anni, queste pratiche invece sono millenarie, ok? Tema molto discusso, estremamente attuale e rilevante per tutte, persino il presidente degli Stati Uniti ne ha parlato con Ganesham Prabhu, di salute mentale, e c'è un podcast che potete ascoltare sul tema della salute mentale, che oggigiorno, appunto, riguarda tutti ed è estremamente, estremamente attuale e rilevante. La mente è divenuto il tema principale della medicina del XXI secolo. Non sarà il cancro nei problemi al cuore, ma la complessità e le sfide a livello mentale che occuperanno la medicina negli anni a venire. Alzi la mano chi di noi ha una relazione felice con la propria mente. In pochi, vedete? Sente l'imbarazzo, diciamo. No, giustamente. Non è facile, quindi lo ammettiamo. Aria? No, Aria è tua sorella. Tu sei? Jenny. Due Jenny. Piacere rivederti. Due Jenny, ebbene sì. La mente è uno strumento meraviglioso, inconcepibile, incredibile. Un miracolo della natura. E va maneggiato con cura, come se fosse un miracolo. Occorre conoscere le istruzioni per l'uso e per la manutenzione. È interessante che uno deve fare un master a 30 anni, o come Giada, a Roma, perché i prof delle elementari e delle medie non ce l'avevano nel curriculum. Se loro, prima di tutto, avessero avuto una buona relazione con la mente, quello è dubbio, prima di tutto, nel mio caso non penso. Ma qualora anche loro ce l'avessero, poi per legge devono insegnare altre cose. Quindi i bambini crescono imparando a fare le istruzioni per l'uso e la manutenzione. Ora, che cos'è la mente? C'è un verso molto bello, la Bhagavad Gita. Appunto, noi concepiamo la Bhagavad Gita, questo testo di riferimento, proprio come un manuale per la mente, per il mind management. Ed è per questo la Bhagavad Gita è letta nel corso dei secoli, dei millenni, un manuale vero e proprio per il mind management. E c'è scritto 6.6 della Bhagavad Gita che la mente può essere o la tua amica o la tua migliore nemica, o la tua migliore amica o la tua peggiore nemica. Se non hai fatto amicizia con la tua mente, sarà la tua peggiore nemica. Se non hai fatto, se invece sei riuscito a fare amicizia, a conquistare la tua mente, allora sarà la tua peggiore nemica. Quindi noi abbiamo un po' di libero arbitrio, ne parleremo, per imparare quest'arte del mind management che è descritta nella Bhagavad Gita. Tanto per capire, i sensi sono attorno alla mente, i nostri cinque sensi sono attorno alla mente, tant'è che la mente è definita il sesto senso. Capite dunque che tutto ciò che succede, tutto ciò che percepiscono i sensi viene mandato come input, come segnale al sesto senso, come se fosse una centralina intorno al quale sono raggruppati i sensi, e la mente riceve questi input. E quindi è ovvio che se io vado, bevo in discoteca la sera con la musica fortissima, i miei sensi saranno molto stimolati e la mia mente sarà anch'essa molto stimolata, vero Ale? Ti mancano quelle serate? Quanto ci disinvertiva? A me manca.
Ora, poi capiremo che si può fare tutto ciò, si può stimolare la mente, si può stimolare i sensi, anche in modo invece proprio virtuoso e edificante e elevante. La mente è chanchalam. Chanchalam, che in sanscrito significa, oddio non ricordo, non so se c'è Druva, qualcuno ti ricorda cosa significa chanchalam. Comunque, sì, chiacchierona l'ho messo io perché... Che va di qua e di là. Sì, è esatto, febbrile. Grazie. Flickering, febbrile, la mente è febbrile e quindi salta di qua di là, questo è già, lo sappiamo già, e fa commenti costantemente, come una voce che ci parla costantemente. Se i sensi sono sovraccitati, allora la mente sarà sovraccitata e confusa, per questo noi seguiamo i quattro principi della libertà. Giusto, Krishnaloka? Sei d'accordo? Giustissimo. D'accordo? Perché... oggi va di moda anche non seguire, pensare di poter praticare la Bhakti senza seguire i quattro principi della libertà. È impossibile. Fallirai nel tuo intento. O troverai tanti ostacoli. Quindi sono, come dire, queste istruzioni per l'uso, descritte nella Bhagavad Gita e propagate dal nostro movimento per la coscienza di Krishna. Alzi la mano chi di voi sta facendo un lavoro giornaliero su di sé per implementare i principi del mind management nella Bhagavad Gita. Ok. E chi di voi pensa di stare facendo un lavoro giornaliero su di sé per diventare più consapevole? Ok, ed è per questo che siamo qua, perché potevamo essere in tante altre parti, a Bologna, sabato pomeriggio, col sole, e invece siamo qua. Uno potrebbe chiedersi perché, ma che ci faccio qua? Per questo, per instaurare, dare il via a un lavoro giornaliero su di noi per diventare più consapevoli. Vedremo che cos'è la consapevolezza. Chi di noi potrebbe fare di più a questo proposito? Ottimo. Sarebbe strano se uno non alzasse la mano. No? È un po' strano. Ok, questo verso bellissimo, guardate che bello il Devanagari, l'alfabeto dell'antica India. Ok, Vacho, chi sa che cos'è Vacho? Sì, la parola. Vegan sono gli impulsi. Vedi, c'è vegan, sono gli impulsi. E questi sono gli impulsi che il saggio dovrebbe imparare a gestire, conoscere e gestire. Vacho. La parola, giusto? Ah, scusa, ci sono arrivato adesso. La parola, grazie. Il parlare. A volte mi rendo conto di dire cose che nemmeno volevo dire. Vi è capitato anche a voi? Di parlare a vanvera? O parlare mosso da emozioni? Manasaha? La mente. Dobbiamo imparare a controllare l'impulso della parola, della mente, di Kroda, che è la collera, Jiva, la lingua, udaro, questo è il ventre, pasta, genitali, pasta. Anche la pasta, dobbiamo controllare quanto ne mangiamo, però quando la cucina Antonello, come sai, batti mercoledì, è difficile controllare la lingua in quel caso. Etan Vega, chi controlla Etan, questi impulsi, colui che io, come io, colui che controlla questi impulsi, Vishaeta Dira, Dira è saggio, e Sarvama Pimam, Pritivim Sashishat, Sarvam Pritivim, in tutto il mondo, lui potrà insegnare, Sishat è insegnare, o dare istruzioni. Questo è un modello di influencer molto interessante, cioè noi dobbiamo avere un influencer che rispetta questi principi. E quindi cioè, questa è una mia riflessione, stiamo attenti nell'era del mondo digitale e dei social media, chi ascoltiamo, da chi prendiamo consigli. Una cosa bella che ho letto, che ti piacerà Davide, non prendere consigli da chi è più confuso di te. Non prendere consigli da chi è più confuso di te, quindi molta attenzione da chi prendiamo shiksha. È per questo che abbiamo fatto vedere la catena disciplica di maestri genuini, perché se uno non segue i quattro principi della verità, della libertà, e ti viene a dire dei consigli, stai attento, non seguirli,
se sei qua e c'è qualcuno di genuino come Tredas o Krishnaloka e ti danno dei consigli, è nel tuo interesse, è nel tuo interesse. Ok, vediamo che cos'è la consapevolezza. La consapevolezza è una facoltà della mente. Ah no, qua manca. Ecco. Possiamo lasciare così? Non saprei spiegare perché. Comunque, la consapevolezza è una facoltà della mente, cioè della mente, della psiche, come l'ha spiegata Marti l'altro giorno, dell'individuo incarnato, no? È una facoltà che abbiamo e come è rappresentato qua, e abbiamo la possibilità di sviluppare questa consapevolezza, e questo sarebbe il nostro libero arbitrio. Possiamo rimanere passivi oppure possiamo sviluppare questo muscolo della mente che è la consapevolezza, facendo gli esercizi della meditazione, della contemplazione. Chi ha provato sa che non sono facili, perché subito entri nel pilota automatico e sono i tuoi pensieri a portarti altrove, e tu riporti la tua attenzione e sostieni l'attenzione su un unico punto. Questo è un esercizio di consapevolezza. Questo l'ha citato Marti la scorsa volta, perché tutti pensiamo, ma quanti di noi sanno pensare o sanno gestire i pensieri? Ecco, la facoltà della mente è gestire i pensieri o le emozioni, i desideri, i contenuti della mente. Non tutti i pensieri sono validi, infatti. Non tutti i pensieri sono veritieri, non tutti i pensieri sono fondati. E quindi conviene forse esaminarli? Conviene forse esercitare questo libero arbitrio? Conviene forse esercitare questo muscolo della mente che è la consapevolezza? Ma è difficile, occorre uno sforzo quotidiano. Abbia scena e vai raghena, una pratica costante, dirà Krishna ad Arjuna, quando Arjuna gli dice: ma è più difficile controllare il vento impazzito. Abbia scena, una pratica costante, e vai raghena. Stacco. Quindi non è che tutto ciò che ci passa per la mente è vero, valido. Questo è Wisdom of Trauma, un bellissimo documentario di questo medico canadese che si chiama Gabor Mate, e con la meditazione, con le pratiche contemplative e con la consapevolezza, che è basata sull'accettazione non giudicante, sull'accoglienza di qualsiasi cosa passi per la nostra mente, ok? Qualsiasi cosa passi, qualsiasi cosa si manifesti, noi lo accettiamo, non lo critichiamo, non lo giudichiamo, constatiamo la presenza di un trauma, di una negatività, di una paura. Bene, tutto lo constatiamo, diventiamo consapevoli, e questa consapevolezza, che è stata esercitata ogni giorno, ci permetterà poi di risolvere un trauma o un addiction, una dipendenza, una paura cronica. Ora, che speravo che ci fosse Mirko, perché questo, da quanto so, solo nell'induismo è spiegato così. Già nel buddismo cambia, e questo crea tantissimi problemi, perché non si capisce chi sia che cosa, cosa sia che cosa. Non diciamo, come ha citato Marti la volta scorsa, cosa pensano che sia la mente gli studenti di psicologia oggi, cioè non lo sanno neanche loro, cioè tu, è brutto da dire, però chi detto da loro, se non è vero, non sanno che cos'è, non sanno, cioè non hanno una definizione comprensibile a loro stessi e agli altri di che cosa sia la mente. Ben diverso nella Bhagavad Gita, in cui la mente, abbiamo detto, è il sesto senso, il ricettacolo degli input dei sensi, dei cinque sensi che abbiamo. Ben diversa è l'intelligenza, la nostra facoltà di libero arbitrio, di discernere, di sviluppare consapevolezza. Ma chi è l'osservatore di tutto questo? Chi è che usa tutto ciò? È il protagonista, è il passeggero del carro.
che l'intelligenza sta guidando, sta servendo e sta controllando mente e sensi per andare a destinazione. E il carro sarebbe il corpo. Ecco quanto è poetica e precisa la metafora della Bhagavad Gita e attuali. Ma Giada se n'è andata? Mi sa che avevo una telefonata. Ah, ok. Ok, peccato. Ha senso, Ale, questo schema? Mi stava un attimo... Certo, no. Perché, sì, tutto torna, ma il chi conduce è Krishna, quindi tutto avviene comunque, ma per grazia alla fine, però è l'intelligenza. Esatto, esatto. Allora, in questo caso, Krishna è così gentile che diventa il servo dei suoi devoti. Questa è alta teologia. Krishna è così gentile che diventa, si mette a disposizione dei suoi devoti. In questo caso diventa il cocchiere di Arjuna. Krishna è così gentile, così grato e emozionato della relazione che nei confronti tra lui e Arjuna, di lui e Arjuna, che sceglie di diventare il suo servo e quindi in questa circostanza diventa il cocchiere. Però Krishna comunque è Krishna. Sì, ma è Krishna che comunque dà l'intelligenza. No, 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 non per forza, non per forza. Qua può anche essere qualsiasi altro viso, qualsiasi altro personaggio. Non è che Krishna è l'intelligenza piuttosto che la mente. No, semplicemente si riprende questa metafora del carro, dei cavalli, per capire che relazioni c'è tra queste parti che hanno nomi diversi perché sono cose diverse. Molto grave, ma questo non lo sanno i psicologi di oggi, ve lo giuro. Perché ne ho molti di amici. Di Jiva esattamente significa passeggero. Esatto, Jiva sarebbe l'Atman, ovvero la nostra anima. Quindi spiego la metafora ancora meglio. La nostra anima è il vero passeggero, il vero protagonista. Tutto esiste, il carro, i cavalli, hanno senso di stare perché c'è il passeggero. Non avrebbe senso una carrozza senza il passeggero. E l'autista chi guida se non c'è il passeggero? Quindi l'autista, l'intelligenza, funziona in virtù del passeggero, dell'anima. Questa è la dimostrazione che noi siamo l'anima e usiamo l'intelligenza per fare ciò che l'anima ha da fare. Non è che l'intelligenza serve per scrivere libri o critiche. O... No, l'intelligenza io la devo applicare per gestire la mente che è turbolente e febbrile, cianciala, e andare dove? A destinazione. Qual è la destinazione dell'anima? È il servizio devozionale, la bhakti. Quindi sì, abbiamo un corpo. Prego. In un certo senso i sensi sono anche carburanti, se ben direzionati. Esatto. Esatto, i sensi sono necessari per fare questo viaggio, sono necessari, la mente anche, l'intelligenza anche, il carro anche, ma chi è che ha più importanza fra tutto e fra tutti? È il Jiva, è il vero protagonista, è il Jiva, l'Atman, che sarebbe la nostra anima. Ok, quindi noi siamo... ci è richiesto di fare esercizi di consapevolezza, di diventare osservatori della nostra mente, ovvero di sviluppare il muscolo della consapevolezza. La neuroscienza studia l'impatto positivo della meditazione a livello cerebrale. Ok, l'abbiamo detto questo, ma lo fanno proprio con questo neuroimaging, encefalogramma. Questa sottodisciplina si chiama neuroplasticità, l'abilità del cervello di riorganizzarsi. Questo offre speranza, ci ricorda che non siamo per forza confinati da abitudini o da automatismi, dalle imprinti sinaptici del nostro passato. Cioè possiamo veramente cambiare, possiamo cambiare, certo, siamo qua per questo, siamo qua per questo, per evolverci. Questi studi di neuroscienza analizzano i correlati neuronali, ovvero che succede nel cervello, come si riorganizzano i neuroni in seguito alle pratiche contemplative, comprovando che la meditazione sia una necessaria risorsa per la salute mentale. È bello ovviamente che anche gli scienziati poi inizieranno a meditare. Dopo aver analizzato i monaci, messo l'encefalogramma ai monaci tibetani, anche loro iniziano a meditare, vengono in Italia, partendo con Jon Kabat-Zinn, che ha fondato la Mindfulness negli anni 90 in Canada,
poi anche in Italia, a Roma, Torino, adesso anche a Bologna, e fonderanno nelle università, nelle istituzioni, percorsi di studio che trattano proprio di questo. Okay, ma questo a noi fa molto grande vantaggio, perché non siamo degli scemi che credono in qualcosa che non ha senso, che è irrazionale o una superstizione. No, finalmente questo va a vantaggio nostro, perché anche la scienza, gli scienziati, le persone ben pagate, finanziate anche dallo Stato, dalle università, dimostrano che quello che noi trattiamo e trattavamo già 50 anni fa, quando pensavano che fossimo hippie, impazziti, è vero. Ok, perché non c'è molto tempo, devo cercare di... riduzione dell'attività di default mode, cioè i nostri automatismi, quello che facciamo di default col pilota automatico, ecco, diminuisce. Aumento dello spessore corticale a livello della corteccia prefrontale e dell'insula anteriore destra, che è la regione associata con l'attenzione, l'interocezione e i processi sensoriali, cioè il processare, la nostra capacità di processare gli impulsi sensoriali. L'aumento dello spessore corticale nella corteccia prefrontale, mediale, frontale superiore, nel polo temporale, nella corteccia temporale, mediale ed inferiore. Aumentato spessore della corteccia cingolata anteriore e insula. Queste sono interconnesse col Salience Network, coinvolte nella consapevolezza di sé. Ecco, consapevolezza, vediamo. Processi di attenzione, emozione, empatia. Riduzione dell'amigdala, come diceva Marti la volta scorsa, quindi le nostre emozioni impariamo a controllarle di più, come raccontava Ale ad Inside Back il mercoledì. Mi ha risposto male l'autista del bus, 2 anni fa mi sarei molto preso male, avrei anche risposto male, invece adesso, perché medito e fa una piccola pratica mattutina, vedo che non ho risposto agli insulti dell'autista. L'amigdala ti sei rimpicciolita, Ale. Lo sapevi? Che la tua amigdala ti sei rimpicciolita? Ok, evidenza scientifica, l'ha già letto Marti la volta scorsa, addirittura un bellissimo studio, Track Your Happiness, traccia, registra la tua felicità, questo studio di Harvard. Meditare significa essere consapevole e presenti a ciò che sta accadendo adesso, nel momento presente. Mindfulness è la pratica di concentrazione attiva, sviluppare capacità e scegliere dove direzionare la propria attenzione, osservare senza interpretazione, percepire senza concepire concetti, conclusioni varie, avrei dovuto, avrei potuto, quanto sono misero, quanto sono negativo, quanto tutto va male, cianciala, la voce a questa negative bias. Sapevate che la mente è una voce che ha una negative bias? Costante, una costante negative bias, di default, perché eravamo animali nella giungla e ci dovevamo difendere, quindi dovevamo preoccuparci anche dei piccoli, dei giustamente, la mente funziona con questa negative bias per protezione. Ora però non siamo più, non sempre perlomeno, in questo, sulla difensiva, e quindi questa negative bias va per forza imparata e trascesa. Quindi meditare, percepire, mi ascolto, e semplicemente senza giudizio, con curiosità, vedo che succede, e l'attenzione deve essere sostenuta. Se l'attenzione non è sostenuta, non sto meditando. Mi è capitato di fare japa ma non sentire proprio niente, lo raccontava anche Ale, giustamente una bellissima feedback di Ale, ho fatto japa i primi 2 non sentivo nulla, poi alla fine, quando finalmente sono riuscito a stare concentrato sul suono di ogni singola sillaba del mantra ed ero dentro il mantra, ho sentito gli effetti. Quindi se noi facciamo japa o facciamo kirtan o pratichiamo ma non siamo consapevoli, non siamo presenti, non funziona. No, abbiamo tutti questa esperienza. Se invece noi siamo presenti, siamo consapevoli, funziona. Ovviamente ci sono dei trucchi che noi insegniamo, che sono scritti, come aumentare questo muscolo della consapevolezza, diventare sempre più consapevoli. Possiamo, una bellissima metafora è quella di essere in riva al fiume. Pensa coi tuoi amici, sei in riva a questo bellissimo ruscello di montagna nella valle delle Dolomiti, è agosto e tu sei seduto tranquillo e
vedi la corrente del fiume passare, è la corrente dei fiumi dei tuoi pensieri, delle tue emozioni, dei tuoi desideri, eccetera, e tu osservi e non ti fai travolgere, non è che ti portano via e tu trascinato via dalla corrente di questo bel fiumicello. Tu resti imparziale, equanime, mindful, presente, consapevole. Okay. Questo è fondamentale perché la nostra pratica quotidiana funzioni. O quando facciamo kirtan qua al centro Vaikuntha funzioni. Quindi, diciamo, neuroscienza, per concludere, si occupa ora di misurare scientificamente la meditazione e i suoi effetti. Neuroscienze contemplative, Giada, si occupano proprio di questo, dello studio dei circuiti di neuroni coinvolti nell'attenzione e negli stati di presenza. Addirittura poveri, li mettono dentro questi tunnel. Cioè, io spero di non andare. Ah, ci sono andato una volta, non mi è piaciuto per niente. Ma là. Spero di non tornarci. Gli scan, queste scannerizzazioni MRI. Marti, sei mai stata dentro questi tunnel? Comunque, come abbiamo detto, l'amigdala, ora non entriamo nel dettaglio, la nostra psiche giova dall'esperienza contemplativa, intesa anche nella sua più semplice, proprio basica, vipassana, presenza, qui e ora, stare qui e ora e osservare il ruscello di pensieri, emozioni, desideri che la mente febbrile propone. Ma tu osservi, diventi sempre più un osservatore cosciente, consapevole, sempre più capace, e la tua mente diventa sempre più chiara, più limpida, e la tua vita diventa sempre più bella, più semplice. La tua mente diventa sempre più semplice, più pura. La medicina tradizionale in Occidente è più che altro, è stata fino ad oggi, più che altro clinica, ovvero cura farmaco centrata sul farmaco, ma ovviamente non basta. E ora ci interessa di più. Abbiamo visto, abbiamo constatato che la meditazione serve. Allora non è più solo curare il sintomo che può essere definito medicina. Validata come processo importante di terapia, oggi la mindfulness è un'attività psicoterapica per far fronte alla sofferenza che noi tutti sperimentiamo in questo mondo. Questo è anche nel buddismo, è chiaro, nelle filosofie orientali. In questo mondo si soffre. Non fare finta come fanno gli attori di Hollywood che sono felici, ma stanno soffrendo anche loro. In questo mondo soffriamo tutti. Una constatazione, siamo realisti, ma non siamo pessimisti, siamo semplicemente realisti, e per far fronte alla sofferenza e quindi trascenderla, abbiamo le tecniche contemplative. Ma se la società e l'educazione è laica e non ti insegna nulla di tutto ciò, nulla sull'intelligenza emotiva, sul controllo delle emozioni, sulla spiritualità, che educazione è? Jenny lo saprà meglio di me, che insegnano. Che educazione è? Che individui crei? A 18 anni l'individuo deve scegliere che fare per il resto della sua vita, ma che basi ha? No. Inconsapevolezza e distrazione non vanno d'accordo con la bhakti, ok? Ora dobbiamo parlare di bhakti. Il nostro problema è che siamo inconsapevoli, ovvero non siamo consapevoli di cosa sta succedendo dentro di noi. Ci sono questi automatismi che ci controllano. Siamo passivi, quindi succubi, controllati, abitudini negative, traumi. E l'origine del dolore è proprio il fatto che non siamo consapevoli. E siamo qua per imparare a diventarlo, gradualmente, passo dopo passo, come dice Krishna nella Bhagavad Gita, ad Arjuna. È possibile, ma gradualmente. Cosa lo sapete di Krishna Loka? L'ho notato recentemente, dopo anni che leggo la Bhagavad Gita, Krishna dice ad Arjuna, Prabhupada traduce così, gradualmente, passo dopo passo. Perché uno si aspetta che dopo 10 anni che pratica un po' così di vedere grandi risultati. No, gradualmente, passo dopo passo. E se siamo anaffettivi, apatici, impersonali, è a causa di questa mancanza di consapevolezza. E i traumi anche abbiamo ereditato dai nostri genitori, come parla Gabor Maté nel o dalle vite precedenti, nel documentario Wisdom of Trauma, che consigliamo. Questo è Burujan Prabhu, che ha scritto un bellissimo libro proprio su questo, come prendere la consapevolezza di tutte le teorie e gli esercizi e applicarli al nostro japa. Il libro si intitola Japa, lo vedete qua? Il modo da fare un japa che spacchi, come direbbe Dario.
Esatto. Proprio un japa che... questo è il libro, Japa, di Buri Jandas. C'è un japa che tu lo fai anche 10 minuti, ma cioè senti che la mente è libera, è luminosa, sei carico di entusiasmo, tutti i pensieri negativi che ti affliggevano sono spariti. Ecco, questo libro ho avuto la fortuna di leggere perché mi avevano trovato cantare il japa inventando il mantra, cioè invece di dire Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Re, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Re, avevano trovato, mi avevano scoperto che dicevo altre cose, tipo Hare Krishna, Krishna Re, Amra, Krishna Krishna Re, Amra, Amra. Io non stavo dicendo il mantra, io stavo, pensavo di stare praticando, in realtà non stavo praticando il japa. Quindi mi hanno consigliato la lettura di questo libro e tutto è cambiato. Ma non è in italiano, però. Non c'è in italiano? Okay. No, io non l'ho mai visto. Purtroppo no. Puoi tradurlo tu se vuoi. Sarebbe bello in effetti. Ci vuole. Vuoi un po' di tempo? Già lo voleva comprare. Qualcuno che impaghi per farlo, cioè dei gran soldi. Ok, The Living Name uguale, tra l'altro le tecniche contemplative generali applicate al japa, perché è un nome vivente. La meditazione è sul kirtan, la cosa prima, cioè questo suono è vivo. Tant'è che si dice Abhinatvam Namanamino, non c'è differenza Abhinatvam tra il nome e il nominato. Non c'è differenza tra Krishna, la persona assoluta, e il suo nome. E Prabhupada recentemente ha detto questo, tutti i nomi di Krishna, non solo il nome di Krishna, anche il nome di Gesù, il nome di Geova, il nome di tutti i nomi che si riferiscono al divino non hanno differenza in termini assoluto al divino. E per questo anche i cristiani cantano, ma che nome potente è il nome di Gesù, il mio re? Che nome potente? E che nome meraviglioso è il nome di Gesù, il mio re? In quest'ottica ha senso. Comunque, il beneficio che la psiche trae dall'esperienza meditativa è metaforicamente espresso dalla favola di amore psiche, ce ne ha già parlato Martina, probabilmente Yudi potrebbe dirci molto di più su questa opera d'arte del Canova. Due parole, Yudi, su questa opera d'arte. Ma non lo so, potrei parlare dell'asino d'oro da Puleo in cui ci sta la storia, magari, però vabbè, l'opera d'arte. Non ti piace tanto, ok? No, detto molto bene, però dai, non è ok, però vedete che eleganza, che grazia tra amore e psiche, e anche nella nostra vita ci deve essere, tra la nostra psiche e le nostre emozioni, il nostro senso di affetto, ci deve essere questa relazione. Perché la psiche ha bisogno di amore, la psiche cerca amore. Ma l'amore deve essere anche basato su una psicologia, su una razionalità, deve essere comunque terreno, deve essere sensato. Ok, il beneficio che la psiche trae dall'esperienza meditativa è metaforicamente espresso da questa favola che già Martina ha raccontato la volta scorsa. Cupido, quello che è interessante, che le emozioni sono più forti dei concetti. Per noi nella nostra vita le emozioni, le esperienze emotive sono molto più forti delle esperienze intellettuali. Siamo tutti guidati, controllati, mossi, ispirati anche da concetti, ma più di tutto dalle emozioni. Sono le emozioni. Per questo che è psiche innamorarsi di Eros, non è Eros. Inizialmente innamorarsi di psiche, volendo, in una lettura che ho fatto io, letto nella logica della Bhakti, la nostra psiche può essere sana solo se in relazione ad Eros, ad amore. Questa favola è un dio dell'Olimpo, un semideo, Eros, non si capisce neanche se è passione, amore, Bhakti. Comunque sia, noi possiamo pensare che la nostra psiche può essere solo stare bene solo se serve Krishna, che sarebbe la vera personificazione di Eros. Anzi, Madana Mohan significa, pensate in sanscrito, Mohan è il nome di Krishna, Madana Mohan, Madana Mohan è colui che attrae, colui che
affascina persino Cupido. Persino Cupido è affascinato, è travolto dalla bellezza, dal fascino di Krishna. Ok? Che dire di Psiche allora? Psiche si innamora di Cupido, ma Cupido si innamora di Krishna. Madana. Ok, brevemente proviamo a cantare. Anche questa è un'esperienza contemplativa tipica della nostra tradizione, lasciare che il suono del mantra ci trasporti, ci entri e le vibrazioni del suono ci abbiano un impatto su di noi. Noi contempliamo il suono. In un certo senso la pratica contemplativa più forte, più emotivamente d'impatto è glorificare Dio. Kirtan significa proprio letteralmente glorificare Dio, e lo stesso succede nel cristianesimo, un po' in tutte le tradizioni, e tant'è che per antonomasia questo succede nel Vaishnavismo, dove sono intere canzoni, intere poesie fatte solo di nomi di Krishna, senza filosofia, senza bisogno di concetture o di aggiungere altro, solo nomi di Krishna. Nama Krishna, Gopala, Govinda, Rama, Madhusudana, Giridhari, Gopinath, Madanamani. Tu canti, balli e sei in estasi. Ok, in conclusione, quando lo yogi giunge con la pratica dello yoga a regolare, con la pratica della consapevolezza, a regolare l'attività della mente febbrile, chanchala, e si situa nella trascendenza, privo di ogni desiderio materiale, si dice che sia ben situato nello yoga. 6.18. La perfezione dello yoga si raggiunge quando si sottrae la mente a ogni attività materiale con la pratica dello yoga, della consapevolezza, della meditazione. Così con la mente pura, lo yogi è in grado di vedere il suo vero sé e gustare la gioia interiore. In questo stato sereno gode di una felicità trascendentale illimitata e gioisce. Raggiunta questa perfezione, non si allontana più dalla verità e comprende che non c'è nulla di più prezioso. In questa posizione non è più turbato neppure nelle peggiori difficoltà. Questa è la vera libertà da tutte le sofferenze sorte dal contatto con la materia. Quindi ancora una volta Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, il movimento Hare Krishna si propone di fornire questo alla società, all'individuo che sia interessato ad avere una mente pura, a gioire sempre di più e non lasciare più questo tesoro. Ok, in conclusione, speravo ci fosse Ale.
perché volevo aggiungere che l'esperienza emotiva ha valore educativo maggiore fra tutti, e purtroppo ci stiamo deprivando anche dell'esperienza personale. Per quello è anaffettivi, ci stiamo diventando anaffettivi. L'intelligenza artificiale sta rimpiazzando tutte queste situazioni di umanità, di gruppo e di esperienza emotiva collettiva, di canto congregazionale, dal vivo. Per questo che fare un retreat può essere molto, molto importante, tant'è che Kishavaswami aveva detto che un retreat di 3 giorni può avere tanto impatto quanto 10 anni di frequentazione di un centro, il sabato, 1 ora e mezza. No? Beh, se uno viene dalle 5 sono 4 ore fino alle 9. Quindi, esatto, funziona così, no? Che il maestro della catena disciplica spiega la scienza del sé e i ragazzi, condividendo, facendo servizio, ascoltandosi, osservando gli uni con gli altri, interiorizzano e soprattutto sperimentano di prima persona questo, altrimenti stiamo parlando di niente. Ok, un'altra foto. Quindi in conclusione la Bhakti significa che psiche, atma, non può stare bene senza paramatma. Cioè la nostra anima non può stare bene senza Krishna. È per quello che lo andiamo cercando, alcuni fumano l'erba, alcuni bevono l'alcol, alcuni fanno cose anche brutte o autodistruttive alla ricerca di questo piacere, alla ricerca di quella grazia ed eleganza e felicità che noi troviamo in Psiche Amore appena entrati al Louvre a Parigi. È quello il significato dell'arte, anche di elevare lo spirito, e non intrattenere così per poi riempire la mente di input sensoriali erotici come l'arte che danno oggi magari in TV o in radio o su YouTube. L'arte, la vera arte, è cantare il nome di Krishna e glorificare il nome di Krishna. E succede questo, quindi l'atma, come faremo fra poco cantando Kirtan, si risveglia, noi ci risvegliamo e ritroviamo quello che stavamo cercando, la nostra connessione, yoga significa connessione, con il Paramatma, con l'assoluto, col divino. Ed è molto piacevole, è una grande gioia appunto. Ed è, ci fa piacere, ripeto, va a nostro vantaggio che anche le neuroscienze oggi stiano supportando e stiano comprovando che queste pratiche contemplative fanno bene. Nel caso di riposo sono tutti depressi gli anziani, stanno soffrendo, ma sono pieni i casi di riposo, che costano anche molto. Che dire degli ospedali? Sono tutti depressi, stanno malissimo. Quindi, a causa anche di questo punto così basso che abbiamo toccato, i medici, gli infermieri si sono detto: oddio, qua bisogna fare qualcosa. Ma non è che i religiosi e le spiritualità hanno qualcosa che noi abbiamo perso strada facendo? Ok, allora prendiamo l'encefalogramma, la neuroimaging e cerchiamo di dare senso a tutto ciò in modo che poi si possa riportare piano piano a livello istituzionale. Quindi viviamo in questa epoca che si chiama l'età dell'oro, la golden age, in cui tutto questo va a nostro vantaggio. Il processo della Bhakti che Prabhupada ha portato in Occidente permette che la nostra psiche, l'atma, gradualmente inizi la sua relazione con amore, Paramatma, con colui che attrae Cupido, Madana Mohan, con Krishna. Seguendo il processo della Bhakti, con serietà e disciplina, Vairaghyena e Abhyasena, con distacco e pratica costante, vedremo risultati sul nostro benessere a 360 gradi. Che grazie a tutti dell'attenzione, spero di non essere stato troppo arrogante o ho tralasciato alcune cose importanti. Se c'è qualche domanda, se Krishna Loka dice ok, possiamo fare qualche domanda, qualche risposta prima. E poi canteremo ancora un po', che è una pratica contemplativa, non è un intrattenimento, è una pratica contemplativa e quindi la mia attenzione è sostenuta. Cioè io mi sforzo, è ovvio che vorrei andare su WhatsApp, vorrei andare su Instagram, cioè la mente febbrile vorrebbe portarmi di qua e di là, ma io mi sforzo di praticare la consapevolezza ed entrare dentro il Kirtan. E allora succede
che sperimentiamo su noi stessi, il valore terapeutico della presenza, che dire, del potere di glorificare Dio, di cui noi facciamo parte, di cui noi siamo innamorati, di cui noi siamo dipendenti, a cui noi siamo dipendenti, a quale noi siamo dipendenti. Ok, qualche domanda, commento, riflessione? Sì. Anche Gianna. Gianna, vai Nico, grande Nico. Prima del Signore. Grazie, Claudia, questo. E volevo chiederti se avevi qualche consiglio, visto che ho notato che i cellulari sono una delle distrazioni più grandi, quindi questa mente che se ne va da tutte le parti, la pratica spirituale che sappiamo che è così potente, così meravigliosa, ma sta la distrazione del cellulare. Che consiglio dai per evitare questa distrazione? Ok, allora il mio consiglio più, come dico, la più forte di tutto è questo. La soluzione più tutta è questo, perché è divertente, è emotiva, abbiamo detto che le emozioni sono più forti dei concetti. Quando noi eravamo lì, ma di Instagram, del cellulare, nemmeno ci è venuto in mente. Ti giuro, non ci aveva neanche pensato. Quando sei veramente felice, non ti viene neanche in mente il cellulare. Quando sei veramente felice, se sei infelice, invece c'è anche una felicità a basso prezzo, e allora vai su Instagram. Quindi è una domanda molto bella, è molto importante, grazie. Purtroppo molti di noi che praticano 10 anni, da 20 anni, da anni, hanno ancora il problema del cellulare. Quindi proprio gradualmente, come dice Prabhupada, gradualmente, passo dopo passo. Perché può essere che pratichi da 30 anni ancora, quando fai japa dai una sbirciatina al cellulare. E allora è il momento di intervenire. Ma non è mai troppo tardi, non è un problema. Però è questa un'esperienza, è come quando si va nell'ecovillaggio, un retreat con persone autentiche, con cibo sano, con sincerità, in cui tutti gli altri ci stanno mettendo il cuore, tu ci metti qua, l'esperienza emotiva è così forte che ti dimentichi delle tue paure, delle tue, ma non che le metti sotto la polvere, sotto il tappeto, le dimentichi nel senso che per un attimo riesci a distaccartene e poi quando ci tornerai consapevolmente riuscirai a processarle, questi desideri, queste emozioni, queste ferite emotive negative. Quindi Bhakti Bolo si occupa anche di questo, proprio di fare, di vivere la Bhakti, ed è fun for the soul, come dice Gurudev, è divertimento per l'anima. Cioè ci si diverte, perché alcuni cresciuti in Italia pensano che esperienza, no, magari cupa, tenebrosa, di alcune chiese, di alcuni, non lo so, uno potrebbe avere quella bias, che la spiritualità sia cupa, negativa, gotica, infernale, se non ti comporti bene. Ma in verità è a puro divertimento per l'anima, emozioni, gusto superiore, paramdrisvara, un gusto wow, che è veramente un'esperienza, e dopo non hai più dubbi, non voglio fare nient'altro nella vita, perché questa è la cosa più bella che c'è. E semmai, certo, userò Instagram, userò WhatsApp, ma solo per far vedere agli altri quanto è bello questo, quanto può aiutarti in questo. E ci deve essere coinvolgimento emotivo, è questo. Alcuni filosofi anaffettivi, impersonali, non riusciranno a comunicarti questo, anche alcuni predicatori. Ci deve essere un'esperienza emotiva che ti coinvolga, perché noi siamo persone che hanno emozioni. E se tu entri in un tempio, vivi in un tempio, ma non c'è un coinvolgimento emotivo, stai fingendo, non sta funzionando il processo. Quindi anche il nostro japa deve essere, ogni mattina deve essere emozionante, ecco. Ma lo dico a me stesso, non che il mio lo sia, però so, perché ho letto questi libri che vi ho citato, il nostro japa deve essere emozionante. Se non lo è, non è ancora iniziato il bello. Comunque è benissimo, cioè comunque è importantissimo restare, continuare a farlo finché arriverà questo. Ok?
questa è la mia risposta, molto umile, dovuta appunto alle mie esperienze. Figurati, grazie a te. E Nico? Volevo chiedere, nella tua esperienza, qual è stata la differenza principale tra la meditazione Vipassana, ad esempio, e la meditazione con Japa? E secondo te, se può essere buono fare entrambe o meglio concentrarsi su una? Bravissimo Nico, perché forse questo non è chiaro, non è stato chiaro, perché lo do per scontato, perché la insegno tutti i giorni, quindi grazie Nico. Allora, l'essenza è la stessa, le pratiche, le tecniche sono le stesse, cioè meditare si può fare in infiniti modi, ma le tecniche sono sempre le stesse, presenta, attenzione sostenuta. La filosofia che c'è dietro è diversa, ma la pratica in sé è la stessa, Vipassana, Japa, Smarana, Kirtana. Se tu fai buon Smarana, buon Kirtana, buon Shravana, devi avere attenzione sostenuta, devi avere Vipassana. Insomma, a noi Vipassana serve, cioè a noi la mindfulness serve. Come? Occhio, molti devoti in passato fanno: ah no, la mindfulness, oh, ma questo è impersonalismo, queste tecniche meditative non funzionano, noi abbiamo il Japa, noi abbiamo il Kirtana, noi abbiamo Chaitanya Mahaprabhu. Cioè, ma è ovvio che è così, è ovvio che è così, però se non c'è attenzione sostenuta quando fai kirtan, se non applichi le, cioè se non te l'hanno insegnato perché ti hanno insegnato tutto il resto, non so se hai capito cosa sto dicendo. La relazione, noi, ecco la tua domanda è: dobbiamo fare entrambe? No, non per forza, perché siccome Burijan e anche Prabhupada, ma Burijan e Sachinandana Swami e tanti altri Mahatma Prabhupada stanno insegnando oggi a noi, nella nostra società, come fare, come porre l'attenzione sostenuta, anche con il coinvolgimento emotivo, che nella Vipassana manca, noi possiamo imparare oggi. Quindi non ce n'è bisogno per un devoto tipo noi di praticare separatamente la Vipassana. Non ce n'è bisogno. È già inclusa nel pacchetto della Bhakti. Se ne siamo consapevoli fin da subito è meglio. Ho risposto alla tua domanda? Okay. Yes, Elena. Ho una domanda retro visualizzativa. Si puoi tornare all'immagine del cavallo? Sì. Vorrei chiederti. Oddio. Forse era dopo. No. Prima. Sono andati via i cavalli. Prima di questo? Sì. Eccoli. In questa immagine, l'atma. Sì. Dov'è? Cioè, è il jiva, jiva. Jiva si chiama jivatma. Jivatma. Ok. Jivatma è l'atman. Ed è la nostra coscienza. Sarebbe la nostra coscienza spirituale. E ovviamente, cioè, Nico, questo è importante, no? Dico, cioè, non vi dico cosa pensano che sia la coscienza in altre tradizioni, o in psicologia, gli studenti che vanno a Cesena, all'Unibo. Coscienza, mente, intelligenza, tutto un unico calderone, tutto un istinto. Sono più confusi, ti giuro, sono più confusi. Sono molto confusi. Perché? Paramatma, in questa immagine. Paramatma è di fianco al Jivatma. Okay. È sempre nel nostro cuore, c'è sia Atma, che è la nostra anima individuale infinitesimale, e sempre Krishna nella forma di Paramatma, che è la Krishna localizzato, presente nel nostro cuore, e noi meditando, in teoria, noi iniziamo ad ascoltare il Paramatma. Se ti vengono delle intuizioni durante il Japa, che sono intuizioni, non che sono la mente febbrile, ma sono intuizioni, quello è il Paramatma che ti sta guidando, lo Spirito Santo, la tua coscienza, anche la voce interiore. C'è il Paramatma dentro il nostro cuore, c'è il Paramatma ospite dentro il nostro, cioè siamo noi, vabbè, di fianco a noi c'è Jiva Krishna. Noi abbiamo tutto il counseling, il coaching più perfetto che si potrà, è già presente nel nostro cuore.
toglie che dovrà, ci sarà anche chi ne fa le veci. Infatti il guru chi è? Il guru non è altro che il Paramatma personificato esteriormente in questo mondo materiale. Sarebbe il tuo coach, il tuo mentore, il tuo maestro, che rappresenta il tuo Paramatma nel cuore. Oppure il Paramatma nel cuore ti suggerirà quello che il guru ti dice. Se tu fai dei sogni del tuo guru, o se il tuo Paramatma, il tuo guru ti parla di notte o nel japa, Paramatma. Non c'è differenza tra guru e Paramatma, se il guru è autentico, se il guru è genuino. Siccome noi non siamo ancora in contatto con il nostro Paramatma al momento, perché non siamo ancora capaci di sentire la nostra intuizione, non siamo puri nel nostro intento, ci serve il guru, è fondamentale. Fondamentale. Grazie, grazie per queste domande molto apprezzate, molto... Grazie a tutti per l'attenzione, ora faremo un'altra meditazione sul Santo Nome e proviamo ad applicare tutto questo, poi lasciamoci andare, è sabato sera, non abbiamo nulla da perdere, tutto da guadagnare e siamo con l'attenzione sostenuta sul suono delle voci e del mantra.